È il Partito Democratico che deve decidere se, come dice il nostro statuto, se ci sono delle personalità che possono, derogando a questo principio, che è opportuno che restino. Questo è il tema, diciamo, non è il problema generale del ricambio, che è giusto, diciamo. Poi mi permetto di dire una cosa, che insomma, in un Parlamento nel quale tornerà Berlusconi, Dell'Utri, Cicchitto, De Gregorio, faccio l'elenco, che il fatto che il rinnovamento della politica italiana consista nel togliere il gruppo dirigente della sinistra mi pare una visione un po' faziosa, diciamo, ecco. Quindi lei dice, cioè, se il partito glielo dovesse chiedere, lei un passo indietro lo farebbe? Ma guardi, la mia disposizione è a non candidarmi, quindi semmai posso candidarmi se il partito mi chiede di farlo. Il contrario di quello che dice. Ecco, però sembra che Bersani, diciamo, non sia proprio, non vi stia proprio difendendo, ad esempio il suo collega Bindi, no? Ha detto il partito deve prendere una posizione, o ci difendete dagli attacchi di Renzi oppure non va bene. Ma no, questo assolutamente no, perché come ha visto io sono stato difeso dagli attacchi di Renzi da i rettori di molte delle principali università del Mezzogiorno, da moltissimi sindaci, non dal partito, non è il partito, sono gli elettori che ci difendono, non grazie. Si preoccupi. Attenti alla pianta. C'è un bel palo dietro. Grazie. Insomma, la platea è forte, ma anche il tavolo non scherza, è autorevoli, tutti sicuramente interessanti, attorno a un libro che insomma è ambizioso già dal titolo, perché insomma praticamente dà un contributo sicuramente importante e approfondito, per non parlare, come dire, di questo dibattito che presento subito, sono appunto dicevo, perché mi pare interessante l'Italia dei Democratici di Morando e Tonino? Per la semplice ragione che, ripeto, prova a... Dunque, io non sfuggirò ad alcune delle questioni sollevate da Umberto Ranieri, della Grande Impegno, anche se naturalmente, diciamo, vi manca un interlocutore, diciamo, di questo dibattito, e cioè il gruppo dirigente del Partito Democratico, nel senso che personalmente, ad esempio, io avrei certamente preferito la via di una riforma elettorale che smontasse il premio di coalizione e la via di un congresso del partito, quindi diciamo da questo punto di vista non mi trovo in una posizione dialettica. Semmai bisognerebbe riflettere sul fatto che in realtà questa dinamica primaria di coalizione, eccetera, fa parte delle ambiguità che sono state all'origine di questo partito, cui forse bisogna fare i conti in modo più coraggioso e con una riflessione più profonda. Però io sinceramente, diciamo, il libro l'ho trovato interessante come contributo ad una discussione sul futuro del nostro paese e sullo sforzo per definire il cuore di un progetto riformista che affronti insieme, diciamo, i tre grandi aspetti della questione italiana, cioè debito, crescita delle diseguaglianze e blocco della crescita economica. Allenga questa tu non vuoi sentire, vai a fare un'altra parte, vai a cazzi tuoi un'altra parte. Allora fai parlare chi sta parlando. Ha bucato con tutte le strutture. Ha già bucato con tutte le strutture.
non interrompere, ma non è che puoi bloccare tutta la Madonna. Il tuo Pinocchio, ognuno se ne assume la responsabilità. No, è veramente spiacevole, per cortesia, lasciate parlare il Presidente Arima, grazie. Sì, sì. Non è che siamo non fa parte delle mie esigenze, solo se ci sono le condizioni. Anche perché si potrebbe rispondere che il centro-sinistra, quando ha governato questo paese, lo ha fatto comunque con i suoi limiti, ma ottenendo risultati non commensurabili, nel senso che noi c'eravamo quando abbiamo portato il debito pubblico dal 120 al 103% del PIL, riducendo il debito pro capite degli italiani. Ci sono altri esempi per così dire. Il provocatore, vattene via. Stiamo parlando del libro. Scusa, poi, per cortesia. Lasciamo parlare, grazie. Grazie. Se si può presentare il libro lo presentiamo, se no ce ne andiamo e non lo presentiamo. E quindi diciamo, insomma, non c'è dubbio che in una riflessione critica sugli insuccessi della Seconda Repubblica, tuttavia io credo che è giusto fare delle differenze tra l'esperienza di governo complessiva del centro-sinistra e il modo in cui la destra, sotto la guida di Berlusconi, ha contribuito in modo determinante a gettare le basi di una crisi così devastante del paese come quella che stiamo vivendo. Però, ecco, detto questo, io credo che insomma, le parti che ho trovato più convincenti del libro sono propriamente finisca in qualche modo per compromettere gravemente le prospettive di una nuova generazione. E devo dire che insomma, la parte che invece mi convince, diciamo, la parte conclusiva, la riflessione sul Partito Democratico.